Si è conclusa la 35esima edizione di Clusone Jazz che avete portato sul palco di Piazza Orologio per il gran finale. E questo concerto di stasera con Vincent Perani e Émile Parisien è stato davvero un colpo grosso, nel senso che siamo riusciti a catturarli, per così dire, per questa data del 13 di agosto, nel mentre di un viaggio loro verso la Sardegna, infatti domani sono in Sardegna. Abbiamo approfittato al volo di questa occasione perché questo duo è uno dei un gruppo il più ricercato in Europa. Basta pensare che dall'inizio dell'anno ad oggi hanno eseguito più di 220 concerti, quindi vuol dire che sono molto richiesti e molto apprezzati dal pubblico. Infatti stasera abbiamo visto un'affluenza eccezionale, una risposta eccezionale dal pubblico, con applausi molto calorosi e molto invitanti per continuare questa attività. Quindi si guarda già all'anno prossimo? Beh, sicuramente ci sono già alcune idee per l'anno prossimo. Cominceremo il mese di agosto a smaltire la fatica di questi due mesi abbastanza intensi, dopodiché ragioneremo e vedremo di proiettarci nel 2016 con progetti abbastanza ambiziosi. Devo dire che comunque non è finita, perché dal 12 al 19 di ottobre noi siamo impegnati a Annecy in Francia con un forum internazionale al quale noi parteciperemo con un gruppo di 5 musicisti emergenti italiani giovani, under 29, che parteciperanno ad alcune lezioni, alcuni convegni e a concerti con altri rappresentanti europei della Catalogna, Germania, Francia e Svizzera, per cui siamo impegnati appunto dal 12 al 19 di ottobre. Questo è un progetto che continuerà sicuramente nel 2016, perché abbiamo ottenuto un finanziamento da parte dell'Unione Europea e quindi ci vedrà protagonisti già all'inizio del 2016. Un'ultima cosa, un bilancio a caldo di questa 35esima edizione. Allora, a caldo posso dire che il pubblico ci ha seguito con molto calore, molto numeroso, in tutti i concerti, sia quelli presenti in Clusone che quelli presenti fuori Clusone. Quindi da questo punto di vista possiamo essere molto soddisfatti. Purtroppo siamo in pochi e quindi dobbiamo arrabattarci nel fare tante cose e spesso ci troviamo un po' in difficoltà, però l'entusiasmo non manca. Come dicevo all'introduzione di questo concerto, l'unica cosa che veramente ci tiene in piedi è la passione, la vera passione, con la P maiuscola. Questo vuole anche diventare un appello, servono forze nuove? Sicuramente sì, se ci fossero forze nuove che ci vengono ad aiutare sono ben accette. C'è bisogno davvero di tante persone che siano disponibili e che abbiano questa passione di voler portare un qualcosa di nuovo, portare della cultura a livello di pubblico, a livello di paese, a livello di città.